I prodotti Knauf non hanno bisogno di grandi presentazioni, vista la storia, vista insomma l'importanza dell'azienda, visto anche il contributo che tu hai dato alla ricerca e allo sviluppo del prodotto, 2 cm sopra tubo di livellina sono una tranquillità assoluta. La parte più importante, molto importante perché tutto vada a buon fine, è lo shock termico. Assolutamente sì. Shock termico che diciamo i professionisti fanno ad occhi chiusi con mille sistemi e qualcuno purtroppo no, ma non serve, no, ma lo faremo e non lo fa. Fermi. Francesco, puoi dare qualche dritta? No, non che io non l'abbia mai fatto, però sicuramente la tua voce, la tua esperienza e la tua posizione è più autorevole della mia in questo. Aiutami a diffondere il messaggio di come fare uno shock termico corretto. È indubbio che l'attività dello shock termico ha due obiettivi principali. Uno è una conseguenza, se vogliamo, cioè è quello di garantire la completa maturazione del massetto, quindi la completa asciugatura del massetto, però non è l'obiettivo principale, è la conseguenza del riscaldamento. Il vero obiettivo è quello di andare a dilatare il massetto stesso e conseguentemente a detensionarlo, facendogli raggiungere la sua massima espansione nel corso di tutto il ciclo di vita utile del massetto stesso. Tant'è che la temperatura d'esercizio tipica di stress massimo, da qui proprio il termine shock, no? E non banalmente ciclo, shock perché si porta a una sovratemperatura che lui nel corso della sua vita non raggiungerà più. Quindi tendenzialmente si parte in genere circa 7 giorni dopo la posa del mazzetto, si accende l'impianto per i primi 2 o 3 giorni gradualmente, proprio per condizionarlo, soprattutto se siamo in inverno, no? E non creare uno shock ancora così eccessivo, che magari sarebbe un salto di 50 gradi invece che di 20-25. Quindi si porta a 20-25 gradi, più o meno a metà della temperatura massima che si raggiunge, che invece si attiva dal 10° giorno, quindi 7 giorni si lascia asciugare tranquillo, al 7° giorno si accende l'impianto fino a 20-25 gradi per 3 giorni, al 10° giorno si sale fino a 55 gradualmente e si porta per altri circa 7-10 giorni, a seconda un po' delle condizioni sullo spessore di applicazione, fino a spegnimento, anche qui in modo graduale, e al raggiungimento della temperatura superficiale del massetto di circa 18 gradi. Concluso questo iter, lo shock termico si ritiene soddisfatto, si ritiene esaurito. È chiaro che, come vi dicevo, in alcune condizioni potrebbe essere che lo shock termico stesso crei delle microcavillature superficiali sul massetto. Questa è una cosa, se vogliamo, paradossalmente anche voluta e prevista sia dal codice di buona pratica di Compaviper, sia dalla legislazione, più che legislazione, letteratura, scusatemi, tecnica sul tema dei massetti e dei cicli termici. Perché significa che il ciclo termico è stato svolto correttamente, quindi ha fatto correttamente il suo lavoro, ha detensionato il massetto. Lo ha fatto dilatare molto di più di quanto lui dilaterebbe nel corso della sua vita utile, dove lavora di normale a 35 gradi, e significa che non ci saranno mai più variazioni dimensionali tali da poter far subire un danno al rivestimento. Quindi il fatto che ci possano essere delle cavillature superficiali, che Va bene. poi sono anche figlie della geometria a volte, no? Del cantiere, è un sintomo che forse lo shock termico è effettivamente stato seguito correttamente. Quindi non preoccupatevi, può succedere, e anzi può essere anche un indizio che le cose sono state fatte per bene. Bene, Francesco, io penso che l'argomento l'abbiamo toccato, sviscerato e trasmesso a tutti. Bene. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e spero che questo video possa far piacere e possa aiutarci a diffondere un po' di buone pratiche per i sistemi radianti più performanti in assoluto. Detto questo, ti ringrazio, ringrazio tutta la struttura e
e metterò nella descrizione del video il link per andare a scaricare lo studio per chi fosse interessato, per vedersi tutti i parametri tecnici e sostanzialmente ripassare con noi tutto quello che abbiamo trasmesso. Grazie ancora, io saluto tutti e come sempre, alla prossima! Grazie, salve a tutti.